Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il bind delle riceventi SPI Express LRS. Le riceventi SPI sono delle riceventi integrate nel Flight Controller e il loro firmware è incorporato direttamente nel codice di Betaflight. Per questo motivo quindi le riceventi integrate di questo tipo non possono essere aggiornate tramite l'Express LRS Configurator. A questo punto ci si potrebbe chiedere quindi come fare il bind, visto che comunque la nostra password viene inclusa nel firmware della ricevente quando la aggiorniamo via Express LRS Configurator. Diciamo subito che anche con queste riceventi possiamo usare la nostra password, solo che questa volta la metteremo sotto forma di codice numerico nel CLI di Betaflight. Vediamo quindi come generare questo codice partendo dalla nostra password. A tal proposito andiamo nel sito ufficiale Express LRS nella pagina SPI Receiver, ve la lascio linkata direttamente in descrizione. Quindi scriviamo la nostra password in questo riquadro. Automaticamente viene generato il codice che vediamo qui sotto. Più giù invece abbiamo il codice più tutta la stringa da inserire su Betaflight, quindi più che altro a noi interessa questo. Clicco qui per copiare. Nel caso il sito Express LRS fosse offline, su quest'altra pagina trovate lo stesso tool per convertire la password in codice numerico. Questo tool fa la stessa cosa, qui trovate il codice numerico e qui tutta la stringa da copiare su Betaflight. Adesso non ci rimane che andare sul CLI di Betaflight. Incolliamo la stringa che abbiamo copiato e premiamo invio. Molto bene, ora siamo nel tab Receiver per vedere se la ricevente risponde ai comandi. Perfetto, è tutto a posto, il modello si è bindato automaticamente all'accensione della radio. Prima di uscire da Betaflight vi ricordo che nel tab Receiver, quando usate questo tipo di riceventi, qui dovete scegliere SPI e RX e nel menu a tendina sotto Express LRS. Per quanto riguarda la versione firmware del modulo non è necessario avere l'ultima uscita, ma allo stesso modo il mio consiglio è di non lasciare su una versione troppo vecchia. Perfetto, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.